Ciao a tutti ragazzoli e bentornati anche oggi in un nuovo video. Se avete visto, c'ho qualche appunto in mano per non dimenticarmi nulla, ma oggi siamo qui sul mio balcone con questa vista mare. Non so cosa vedrete, c'è un sole allucinante, infatti mi metterò gli occhiali. Niente, oggi sono qui perché volevo parlarvi di truffe online, truffe più precisamente su Instagram. Vedo sempre di più ogni giorno, soprattutto adesso dopo tutti questi lockdown, i truffatori attaccano molto di più di quanto lo facevano prima, o comunque hanno cambiato anche strategia e si sono buttati su diversi nuovi social. Infatti volevo parlarvi più precisamente di Instagram perché ultimamente ce n'è veramente tantissimi, e ovviamente la maggior parte di quelli truffati o che più facilmente cadono nelle truffe sono ragazzini o comunque minorenni. Soltanto negli ultimi periodi ce ne sono state più di 2400 vittime solo qua in Italia ovviamente, e più di 1600 erano comunque minori. Tra le più viste c'è la vendita di follower. I followers, ragazzi, bisogna guadagnarseli. Comprare follower non ha senso, sia perché non si ha la soddisfazione di esserseli guadagnati per una vera ragione, e sono finti anche tutti quei servizi che vi promettono follower reali o cose del genere. Non è fattibile, non è una cosa possibile, ragazzi, quindi non cascateci. Molte di queste pagine, se voi semplicemente andate a vedere quelle che vi mandano un messaggio e vi dicono che hanno più di 2 milioni di follower divisi su diverse pagine, e quindi in cambio di una piccola somma pubblicheranno una vostra foto su diverse di queste pagine, quindi facendo un calcolo su più di 2 milioni ovviamente qualcuno dovrebbe arrivarvi. Ma non è così, perché se state attenti, molti di questi account, molti di questi messaggi che vi arrivano, se voi andate, scorrete e cliccate uno per uno su tutti i loro account in cui dicono di avere follower, molti di questi sono già chiusi, cioè loro neanche lo sanno perché non ci stanno dietro a queste cose. Se molti altri andate a vedere, andate a guardare sotto ovviamente le foto caricate di recente o anche quelle caricate magari un mese prima, non troverete like, non troverete commenti. In molti di questi si fanno più furbi, o è vero, vanno a comprare like e commenti, ma ok, scusate, ma c'ho la strada proprio qua sotto. Dicevo, andate a controllare i like e i commenti che hanno, noterete subito che i like sono tutti da pagine fake, la maggior parte perlomeno da account classici indiani o comunque account senza neanche una foto o con una foto, quindi generate automaticamente. E uguali i commenti, saranno tutti commenti che non avranno nulla a che fare con le foto, quindi ragazzi state all'occhio, non cascate in queste cose, non comprate follower, non ha senso, va a rovinare la piattaforma, rovina il vostro account, perché una volta comprati i follower, quando Instagram comunque inizia a cancellare tutti quei follower finti, ovviamente vi penalizzerà, e sarà una penalizzazione che non farà più risollevare il vostro profilo. Poi ci sono le classiche truffe ad investimento, è vero che vi promettono guadagni eccezionali semplicemente investendo pochi soldi, ma non è così, ragazzi. Anche qui, per guadagnare con investimenti, sì, è possibile, esistono persone che hanno avuto la fortuna di investire 100 euro e di averne 100.000, ma non funziona così. Anche con gli investimenti, ragazzi, non è semplice, e molti di quelli soprattutto che trovate su Instagram o che vi vengono a scrivere o che vi passano magari nelle storie, le pubblicità, sono truffe, perché neanche ci provano a investire i vostri soldi. Loro appena avranno i vostri soldi prendono, chiudono tutto e spariscono. Ma come questi ci sono anche molti account, essere influencer, scattare, farsi fotografare va molto di moda, quindi tutti cercano di farlo, tutti cercano di farsi conoscere, di entrare in questo mondo. Non fidatevi assolutamente di tutti quegli account o pubblicità che vi passano sempre nelle storie o nel feed. Stanno cercando nuovi influencer, che stanno cercando nuove persone per promuovere il loro brand. Ragazzi, non è così. Le aziende serie, i brand seri, solitamente se contattano e scrivono persone comunque già avviate in questa cosa. Può succedere che magari piccoli brand cerchino nuovi influencer, nuovi modelli per i loro capi d'abbigliamenti, e questo succede, ma non fidatevi delle pubblicità che promettono di farvi crescere, che promettono di sponsorizzarvi, però poi quando contattate vi dicono semplicemente: sì, ci piaci, abbiamo visto il tuo account, vogliamo che lavori con noi, quindi noi ti offriamo questo, ovvero ti danno una lista, ti dicono di farti uno sconto del 50%, quindi se trovi un paio di pantaloni che solitamente sul loro sito lo vendono a 100 dollari, a te ovviamente lo faranno pagare 50, promettendoti sponsorizzazioni, promettendoti che poi dopo quello ti manderanno altri vestiti gratuiti, e invece non è vero, anche perché la maggior parte di questi vestiti o comunque abbigliamento o anche accessori, se voi li andate a ricercare per bene, li trovate su Wish o su un sacco di altri siti.
dicevo, su un sacco di altri siti, magari a 10 o a 20 euro. Sul loro sito sono venduti a 100, a voi ovviamente li vendono a 50 euro magari, così facendovi un mega sconto, che poi sconto non è, perché ripeto, quei vestiti li trovate su 1000 altri siti a prezzi veramente bassissimi. Però loro ricomprano e rivendono, cercando di ovviamente maggiorare un sacco il prezzo per avere tanto guadagno, e con la promessa di darvi notorietà, magari quella speranza di: oh, questo brand mi ha contattato, vuole che lavoro per loro, però mi vende vestiti alla metà del prezzo. No, si prendono i vostri soldi, magari, e dico magari, poi vi mandano anche i vestiti se vi va bene, però ovviamente comunque ci avete smenato un sacco di soldi. State attenti anche ai link che vi arrivano, state attenti comunque a cliccare sopra in generale a link che non conoscete, perché possono rubarvi dati o rubarvi comunque la password. Esempio, ci sono link che se cliccate sopra vi creano una fake pagina di Instagram e vi chiedono di rimettere le vostre credenziali d'accesso, e quindi in quel momento le state mettendo su un link fasullo, quindi state dando le vostre credenziali d'accesso a terzi. State attenti anche al classico catfishing, è vero, vabbè, questa è una cosa che già si faceva da secoli, però quei finti profili magari di bellissime ragazze che vi attirano con un sacco di foto, magari tutte foto rubate, quindi queste persone magari cercano di diventare vostri amici, cercano di entrare nelle vostre grazie per poi comunque farvi richieste di denaro. Una volta magari diventati vostri amici e magari dietro non c'è neanche la bella ragazza della foto, perché sono foto che hanno rubato da altri account, non la stessa persona con cui voi pensate di parlare ogni giorno. Ovviamente questa è una truffa che si protrae nel tempo. Poi ragazzi, state veramente attenti anche a quegli account che copiano i nomi. Recentemente mi è capitato anche di vederla più volte con finti account Amazon, magari cambiano una lettera, magari aggiungono un puntino, magari dicono di essere pagine subordinanti di Amazon, vi promettono di regalarvi sconti, di darvi comunque dei buoni da spendere su Amazon e cose simili. Questo più che una truffa è un inganno, perché comunque promettendo cose che poi non riceverete accumulano tantissimi follower su queste finte pagine, poi a una certa vendono questi account a terze persone già pieni di follower, ovviamente sempre per soldi, cambiano nome, cambiano le foto, magicamente voi vi trovate a seguire una persona che non seguivate, semplicemente perché hanno venduto quell'account. È una truffa alla nostra credibilità, e vendendo questa pagina a qualcuno che senza aver fatto alcuno sforzo si ritrova ad avere un account con un sacco di persone. Molte poi ovviamente smetteranno di seguirla perché diranno: ma chi è questa persona? Molte altre invece poi continueranno a farlo, comunque dando credito a questo account fasullo. Che mi è capitato di recente di vedere anche che questo lo fanno con nomi di personaggi famosi, non solo con brand, facciandosi per un personaggio magari famoso dello spettacolo, proveranno comunque ad ingannarvi anche in questo modo. Poi ragazzi, state davvero attenti anche a tutte quelle app per controllare i follower, per controllare chi mi smetteva di seguire. Queste sono app dove voi andate, come già detto prima, a mettere le vostre credenziali d'accesso. Sono app che ovviamente possono rubarvi le password, e a parte questo, quando voi accettate tutti i termini e condizioni, molte volte c'è la clausola in cui dice che loro possono mettere e togliere il follow per conto vostro, quindi possono iniziare a seguirvi account, possono eliminarvi account che voi seguivate, o possono comunque fare molte di queste cose a vostro nome. E ovviamente qualsiasi app a cui voi diate il permesso d'amministratore potrà controllare il vostro account anche a vostra insaputa. Io, lavorando molto spesso con brand, soprattutto su mio account Instagram principale, vengo contattato da tantissimi brand che mi chiedono collaborazioni, mi mandano la loro merce, cambio di pubblicità, quindi sono molto abituato a queste cose. Una volta però sono stato fregato, è vero, questo brand o fake brand americano voleva il pubblicizzassi degli zaini. Io sono un grande amante degli zaini, farò un video anche su questo, quindi ho visto una buona opportunità e mi suonava un po' strano, perché promettevano di pagarmi per ogni foto che io mandavo a loro, comunque, o poi pubblicavo. Erano cifre anche abbastanza altine, quindi qualcosa già mi puzzava. Però poi ho detto: vabbè, alla fine, se mi mandano materiale gratis e se questo zaino mi arrivava, io facevo il mio lavoro, facevo le mie foto, niente, sarei stato ovviamente contento così. Mi hanno dato anche un codice, ovviamente, da usare sul loro sito. Questo codice ovviamente mi tirava via tutto il prezzo, quindi avrei avuto il prodotto gratuitamente, e quindi questa cosa mi ha convinto, finché sono arrivato alla fine mettendo il codice, tutto mi ha scalato tutto il prezzo, ma è rimasto un $15, quindi circa 13 euro
per la spedizione. Ho detto, allora gli ho riscritto, detto che questa cosa mi puzzava un po', e loro hanno detto, no, ma semplicemente noi ti stiamo dando un prodotto con zaino comunque da 120 euro, te lo stiamo spedendo comunque dall'America, quindi ovviamente almeno le spese di spedizione dovresti pagarle. A me sta cosa un po' puzzava, ho detto, proviamo, non perdiamo l'opportunità, e come un idiota ci sono cascato. Infatti poi questo zaino non è mai arrivato, io ho provato a ricontattarle, l'email non rispondevano, avevano chiuso completamente l'account Instagram. Io ho detto 13 euro, va bene, però se contate che questa stessa truffa la fanno a 200, 300 mila persone, a un milione di persone, si mettono in tasca un sacco di soldi, ingiustamente ovviamente. Questa cosa mi è successa l'anno scorso, adesso mi si è ripresentata la stessa occasione, ovviamente hanno cambiato brand, hanno cambiato tipo di zaino, ma il procedimento era lo stesso. Mi hanno mandato l'email con tutte le loro informative, con tutto quello che loro avrebbero voluto fare, con i vari prezzi per ogni foto che gli avrei mandato poi indietro. Arriva il momento, ho voluto provare, ho voluto stare a gioco, arriva il momento del checkout, metto sempre il loro codice e rimangono ancora 15 dollari di spedizione. Nonché allora ho direttamente, senza perso altro tempo, scritto a loro, ovviamente non ho fatto l'ordine, li ho abbastanza insultati chiedendogli se fossero quelli dell'altra volta, o se stavano usando lo stesso modo patetico per rubare soldi alle persone. Ovviamente non ho più avuto risposta. Quindi ragazzi, di truffe ce n'è milioni, anche che non immaginate, ce n'è veramente tantissime, si inventano le cose più disparate. Intanto qua sta sparendo il sole, è finito dietro alla montagnetta che c'è là. E nulla ragazzi, state attenti perché troveranno sempre modi fantasiosi per potervi rubare comunque soldi, rubare account. E molti di questi poi non si limitano solo a rubarvi 13 euro o magari degli account, magari ci andate a spendere 70 euro, 100 euro, perché comunque vedete prodotti veramente scontati e voi vi fidate e quindi poi ci cascate perdendo più soldi. Ma oltre a quello possono anche ovviamente avere le vostre password per le mail, le vostre conti bancari, eccetera eccetera, tutto partendo semplicemente da un click che voi fate sul link che non conoscete. Ovviamente non c'è un modo vero e proprio ragazzi per potersi difendere, voi state sempre attenti alle credenziali comunque di queste finte pagine, di questi account Instagram, guardate da quanto sono iscritti, sono cose troppo recenti, troppo nuove, hanno anche troppi follower, la cosa ovviamente puzza. Se non hanno commenti, la cosa comunque non è normale. State attenti ai profili che dichiarano di aver dovuto aprire un nuovo account perché l'altro aveva problemi, questa è una scusa classica per farvi credere che l'account sia nuovo per quella ragione. Controllate ovviamente le recensioni, non fate acquisti senza aver fatto delle ricerche prima, state attenti ovviamente alle recensioni perché anche su Amazon ragazzi capita, le recensioni sono finte, sono pagate. Anche a me sono arrivate più volte richieste di ricevere un prodotto Amazon in cambio di soldi o gratuitamente di lasciare una bella recensione, anche se magari poi il prodotto fa schifo. Attenzione ovviamente ai prezzi scontati, come ho già detto, se sono troppo bassi ragazzi la gente non vi regala nulla, c'è sempre una gabola se un prezzo è troppo basso. State attenti ovviamente anche a quegli account che pubblicano foto di personaggi famosi con la loro merce, magari poi i personaggi non sono neanche taggati, quindi rubano ovviamente le foto da altri profili o da altri siti web e le ricaricano spacciandole poi per loro. Il brand non è loro, il prodotto non è loro e magari non hanno neanche un prodotto. Non pagate mai tramite versamenti su carte ricaricabili, cose del genere, però con altri metodi di pagamento magari potreste avere qualche, e dico qualche, possibilità di riuscire ad avere dei soldi indietro, ma evitate di farlo comunque. Attenti anche a quei messaggi in cui, come già detto prima, vi richiedono magari anche di resettare la vostra password senza ragioni. Di solito Instagram non lo fa, in caso chiudete tutto, riaprite il vostro account e vedete se siete ancora connessi o no, perché molti di questi, sia mail che anche direttamente su Instagram, è un altro modo ovviamente per rubarvi il vostro account, perché vi faranno rimettere le vostre credenziali d'accesso e da lì le ruberanno. State attenti anche a quelle truffe dove vi arriva magari un messaggio a caso o vi taggano dicendo oh, avete vinto questa lotteria, avete vinto questo premio, quindi vi chiedono magari una commissione per darvi poi la ricompensa, vi dicono sì, magari pagate la spedizione come già detto prima e noi vi manderemo il prodotto, non vi manderanno niente, si terranno i soldi della vostra spedizione. Ci sono anche molte truffe molto più sistematiche, ovvero magari classiche truffe che vi promettono abbonamenti Netflix, Spotify o Amazon a prezzi ribassati, se non arrivano dai siti principali, e attenti perché molti usano l'email uguale
uguali, identiche a quelle reali, cambiando solamente, come già detto prima, un puntino, una lignetta, e magari voi nell'intestazione delle mail non ve ne accorgete, cui magari vi promettono mega sconti, quando invece poi non è così. Una volta che pagate, anche lì chiudono, spariscono e vi hanno rubato quei soldi. E niente ragazzi, con questa vista mare e col sole che ormai è sceso dietro alla collina, spero di esservi stato d'aiuto con questo video più o meno informativo, di avervi magari risparmiato qualche truffa da un sacco di gente che ogni giorno prova a fare questo genere di cose su piattaforma o comunque social network, come anche per le mail. Le cose facili, belle e troppo semplici difficilmente esistono. Vi ricordo di dare sotto un'occhiata a tutti i vari link, seguirmi in tutti i miei account social, di seguirmi sul canale Viola, di attivare la campanella delle notifiche qua se non l'avete ancora fatto. E niente ragazzi, che altro dire? Nient'altro. Bella.